Buon sabato a tutti, ben trovati, buon fine settimana quindi, ben ritrovati in questo settembre che ancora ci concede del calore, delle belle giornate, insomma alternate anche a periodi di pioggia, però tuttavia ancora un buon settembre caldo. Quest'oggi, questa sera, facciamo la solita cura della pelle con una pulizia. Poi ci sono dei prodotti nuovi, Seven Potions, e che già conoscete perché vi avevo già fatto vedere la spazzola Seven Potions. Poi cos'ho? Ho il balsamo da balsamo barba, l'olio, olio barba e lo shampoo, ragazzi. Poi ci sono altri prodotti che magari utilizziamo nel corso del mese, giusto per non tirare fuori tutto subito. Quindi diciamo che sono passati diversi mesi dalle ultime entrate, ma come vedete, come vi avevo promesso, non ho più presentato tutte le settimane un prodotto nuovo. Per mia scelta, comunque, perché non voglio, un po' perché non voglio presentare dei video dove tutti, cioè perché potevo benissimo farlo. Per mia scelta non voglio fare il presentatore di prodotti e quindi faccio i video, continuo a fare i video per divertimento mio, nostro e di informazione, soprattutto di informazione, perché almeno chi vuole avere un esempio, ma non perché io sia un paradigma, un esempio di come, cioè, guardiamo quel fesso su YouTube, vediamo se riesco a trovare qualche spunto con quello che fa lui, magari con qualche anche erroraccio che io faccio. Sicuramente chi tiene la barba da più tempo è molto più bravo di me, o magari qualcuno che ce l'ha anche da meno tempo, per carità. Cura quindi della barba, cura prima della pelle, diceva Giuse, di elencargli i passaggi, elencare più che altro non tanto per lui, ma se poteva essere di aiuto per qualcuno, elencare i passaggi, mi chiedeva, per vedere a che cosa servono i prodotti. Diciamo che nelle sessioni video cerco di farlo, però se voi mi date dei suggerimenti perché non avete capito, perché io non mi sia espresso bene, mi fate solo un favore, perché del resto io non nasco comunicatore e quindi magari salto qualche passaggio. Per esempio, con la spugna che utilizzo, la spugna mi serve, questa spugnetta, mi serve anche per togliere le pelli morte. Allora adesso che cosa vado a utilizzare? Vado ad utilizzare un detergente. Detergente sta a significare che lava la pelle anche a fondo, perché è un detergente delicato che non ha l'azione di un sapone, perché il sapone comunque si lava, però lava via troppo, cioè è molto aggressivo il sapone. Invece un detergente come questo, gel detergente detox, questo ha una funzione delicata sulla pelle, fa quello che deve fare, ma in modo delicato. E quindi lo metto sulla spugna e con la pelle, e lo vado a detergermi, a pulire la pelle dalle impurità. Impurità sono il sebo e quello che si accumula insieme al sebo. Detto più chiaramente, il sebo, insieme a ciò che la giornata ci offre, vento, polvere e quant'altro, diventa un po' come la poltiglia della catena della bicicletta, tanto per essere più chiari, no? Quindi che a occhio nudo non si vede, però diventa così, quindi si va a sedimentarsi
lo sporco sulla pelle insieme al sebo. Quindi questa azione detergente va a pulire la pelle a fondo. È semplice perché sui prodotti, cioè è semplice, non è semplice perché per me è facile. È semplice individuare il detergente perché c'è scritto sulle confezioni detergente. Io manco lo sapevo, perché vi ricordate quando a dicembre, gennaio vi dicevo che io guardavo che cosa prendevano le signore sugli scaffali? Poi addirittura una signora gli avevo anche chiesto: scusi, ma una commessa, forse era una commessa, per pulire, per lavare la pelle, gli avevo detto. Questa signora mi aveva guardato un po' in modo strano, come per dire: ma che domande sono? E però io non lo sapevo. E quindi mi aveva indicato cosa utilizzare. Poi vado a risciacquare il prodotto ormai usato dalla spugnetta, e con la spugnetta umida vado a rimuovere il prodotto che mi è rimasto sul viso, eh? Così vado a lavare proprio la pelle. Spero che riesca a spiegarmi meglio. A voi ditemelo sempre, se non capite, così io ripropongo in video. Magari non rispondo al post, perché il post poi è fine a se stesso. Invece con un video si riescono a coprire più persone, no? Perché se non l'ha capito una persona, vuol dire che io non mi sono spiegato bene a centinaia di persone, poi, no? E quindi è bene che lo rispieghi in un video, così è più esplicativo. Mai dare per scontato. Fatto questo, con il detergente sono andato a pulire la pelle in modo superficiale e sono andato anche a fondo nei pori. Ora cosa succede? Succede che il poro si va a disidratare così, perché comunque il detergente ha un'azione ripulente, sul poro. Quindi cosa succede? Adesso la pelle è anche piuttosto secca, è asciutta, perché ho tolto proprio la sostanza idratante, che è proprio il sebo prodotto dalla pelle. Ora, con l'azione dell'acqua di rose, perché io utilizzo questa, questo è un tonico, questo è il tonico. L'ingrediente da utilizzare dopo il detergente è il tonico. Il tonico va a risciacquare il poro, dal gel che ho utilizzato prima, e lo riempie di questo prodotto, perché un tonico significa che va a riempire, no? Da tono. Per dare tono vuol dire che la pelle, il poro si deve riempire di qualcosa, no? Dare tono significa riempirlo, di riempire di umidità. E allora utilizzo un disco di cotone con l'acqua di rose o altro tonico, voi scegliete quello che volete, mica dovete usare quello che uso io, ce ne sono anche di inci migliori, e così vado a riempire e a pulire maggiormente pori, la pelle. È un'azione importante questa. Potete abbondare col tonico, tanto costa pochissimo. Pensate che da dicembre, guardate, io ancora ne ho. Va bene che non lo utilizzo tutti i giorni, un paio di volte alla settimana.
E questo ha veramente un'azione molto tonica per la pelle. È un buon prodotto. Ripeto, voi potete prendere quello che volete. Io utilizzo l'acqua di rose perché è quello che ho trovato più facilmente al supermercato. Ci sono anche dei tonici che costano 10-15 euro, ma io vi ripeto. State comprando acqua. Quindi è vero che ci possono essere mille sostanze, però date sempre un occhio al vostro portafogli, invece di spendere che poi vi fate prendere, potete un attimino risparmiare. Lascio asciugare un attimo il tonico e passiamo alla barba invece. Passiamo alla barba, Seven Potions. Prima di tutto ho fatto stamattina quindi doccia e vado doccia e shampoo. Shampoo, capelli e barba, quindi vorrei andare a togliere le pelli morte perché non l'ho fatto questa mattina. Perché non ho avuto tempo e lo faccio adesso. Sto togliendo i peli della barba perché mi erano rimasti attaccati. Vado a togliere le pelli morte. Con una bella spazzolata. Non ne vedo tantissimo. Si vede che con lo shampoo questa è una bella spazzolata, eh. Qualche pelo bianco si attacca alla barba, si stacca e noi lo togliamo. Qualcosa rimane attaccato perché con una spazzolata così vigorosa, eh? Vigoroso, ricordate il vigoroso? Buona quell'aftershave però, eh? Tanta roba. Devo trovarlo perché magari potrei utilizzarlo anche domani il vigoroso. Che barba! Si è allargata sotto, potevo fare un po' più una punta sul mento, ma oggi mi andava di allargarla un po'. Potete giocare come volete, insomma, con la barba. Allora, fatto questo, non vorrei far asciugare troppo la pelle, perché comunque l'acqua di rose ha fatto il suo lavoro. Vado a utilizzare la mia crema idratante bava di lumaca Swissquare Helix Face. Questa io la uso anche per contorno occhi, perché comunque è una buona crema. Bava di lumaca, quindi. E qui, dopo che la pelle è stata pulita e tonicizzata con il tonico, la posso sostituire il sebo della pelle con una sostanza più nobile, perché la pelle produce sebo se come difesa. Ma se io metto un idratante, la pelle non è che crea nuovamente sebo, se la pelle è già idratata, cosa la crea a fare? Deve lavorare di più. Non penso che lo faccia, eh. Bisognerebbe chiedere a un dermatologo, però io da come vedo io le cose, quando metto l'idratante non mi produce più sebo del dovuto. Questa è una mia impressione.
però non sono medico, quindi vi do solo una testimonianza. E non è detto che tutte le pelli rispondano come risponde la mia, eh? E così sono andato a idratare la pelle. Trattamento anche collo. Questa volta non ho fatto il, non ho messo il tonico sul collo perché avrei perso troppo tempo, vi avrei fatto perdere troppo tempo, ma almeno l'idratante sul collo va messo, eh? Bene. Adesso, fatta questa azione sulla pelle, mi posso occupare anche della barba. Oh là! Beh, molto più colorita, elastica, idratata, pulita soprattutto, perché comunque ci vuole la pulizia della pelle. Rimetto a posto la mia Helix e passo, allora il balm magari lo utilizziamo domani, la Bird Balm, magari anche lo shampoo, perché lo shampoo comunque l'ho già fatto stamattina, però volevo provare l'olio. Olio per barba, ho preso una lametta, così posso aprire la confezione senza rovinarla, senza squartare tutta la confezione come faccio di solito, eh? Però voi state attenti a casa, veramente, cioè non dovete fare le cose esattamente che vedete, cioè la lametta d'accordo, però occhio perché... Io lo faccio per ordine, Oh là, così ho lasciato. Ma che bella la confezione però, eh. È in ceramica. Non è plastica. Buono, agrume, e allora vado con con l'idratazione. Buono, è un cuoiato, cuoio agrume. È ottima, eh. Sapete che c'è? Vorrei provare anche il balm a questo punto, eh? Perché l'olio comunque per capillarità va a idratare anche la pelle, il balm ha un'azione più superficiale per la barba. Seven Potions è uno tra i migliori brand per la cura della barba, eh. Si spende un po', ragazzi, perché comunque sono prodotti buoni. Però io mi sono trovato bene con la spazzola, non ce n'è, molto bella, legno di pero, cinghiale,
brush. Vediamo come aprire questo ban. Devo stare attento perché veramente io mi faccio male. Allora, vediamo il balm, allora, a questo punto. Fantastico anche questo. Questo con la barba ci va proprio a nozze. Cioè, addirittura un attimino sciolto per il calore, ma meglio così, eh. Devo dire, prendiamone ancora un po', lo vado a scaldare. Si assorbe. Un bel massaggio anche in profondità. Non mi sembra di sentire il profumo fino lì. Buono, veramente buono. Ha questo sentore di legno, di cuoio, di agrume. Adesso posso aspettare 30 secondi, un minuto massimo e procedo con lo spazzolare della barba. Comunque, dopo lo shampoo, veramente la barba è povera di nutrienti e con questi articoli si va veramente a fondo. Guardate la pelle come ringrazia con il trattamento, eh? Quindi 7 potions. Sì, ha preso proprio colore la pelle con la bava di lumaca, ma soprattutto con il trattamento di pulizia. E adesso con la spazzola, che nel mio caso è un cinghiale. È la spazzola con il tono più morbido, ma non è morbidissima, eh? È giusto per le barbe mediamente corte. Poi c'è anche l'altra più che magari comprerò poi per la barba più lunga. Qui potete dare un disegno, che si accompagna alla linea della barba, oppure si può tirare in su il baffo, dipende da come volete, eh? Ecco qua. Una bella spazzolata, vedete che è in ordine così.
assorbe meglio anche l'olio, quindi, e il balsamo. Spazzola sempre profumata perché comunque ha un sacco di prodotti, è una spazzola pulita naturalmente perché poi a furia di utilizzarla, al massimo la si può sciacquare, avendo cura di non bagnare però il legno. Se si bagna il legno poi bisogna ricordarsi comunque di lubrificarlo con un olio apposta per i legni, perché sennò si secca, si disidrata e si potrebbe spaccare. Ottimi questa new entry, Seven Potions di ulteriori prodotti. Mi ero già trovato bene con la spazzola. Sono contento della pelle, ottimo il trattamento e il riscontro. Avete visto? Sono praticamente apparso in viso quasi, cioè quasi, ero pelle stanca, barba comunque secca, mi sono lasciato apposta così proprio per vedere i cambiamenti successivi, quindi una barba spazzolata, nutrita, lucente, ma non unta come si potrebbe credere, e pelle assolutamente rinnovata a questo punto. Spero vi siate divertiti. Che possa essere stata di spunto questa puntata. Io vi auguro buon sabato a tutti. Ci vedremo domani per la rasatura, per i confini della rasatura domenicale. Un abbraccio da Mauro dal canale della rasatura del Neofita e buon sabato a tutti. E grazie per la visione, naturalmente.